Buonasera a tutti e bentornati al MOOC sull'intelligenza artificiale. Questa sera siamo in compagnia del professor Mario Rosanova dell'Università degli Studi di Milano, in particolare del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco. E a lui abbiamo chiesto di parlarci di un argomento che completa in qualche modo il quadro che abbiamo cercato di farci sul concetto stesso di intelligenza, ancora prima di parlare di che cosa sia l'intelligenza artificiale. E dico ancora prima, benché come sapete non stiamo seguendo un ordine strettamente conseguenziale degli argomenti che trattiamo, ma stiamo piuttosto cercando di comporre un puzzle. E il tassello di questa sera lo ritengo estremamente importante, perché è un tema tra i più inafferrabili, almeno visto dai miei occhi di profano, cioè quello della coscienza. E sono particolarmente lieto di poter ascoltare Mario Rosanova che sta per parlarcene. Quindi intanto grazie Mario per aver accettato l'invito, benvenuto e ti ascolto con molto piacere. Allora, buonasera a tutti, un buon pomeriggio. Grazie Alessandro per l'invito, è davvero un piacere. Allora, io lavoro nel laboratorio del professor Marcello Massimini ormai da 15 anni, dove ci occupiamo, tra l'altro, dello studio delle basi neurali, delle basi neurofisiologiche della coscienza. E come vedrete, ci occupiamo sia di cervelli che possono esprimere coscienza, riportarla, cervelli sani, svegli, ma anche di pazienti con gravi disturbi della coscienza a seguito di lesioni cerebrali. Ok? Prossima. Allora, negli ultimi, diciamo, decenni, a partire dall'inizio del secolo scorso, le neuroscienze hanno compiuto dei veri e propri passi da gigante e ci hanno permesso di spiegare le basi neurali di comportamenti anche molto complessi e raffinati, come il comportamento che può esprimere un violinista professionista. Questa è una delle mie interpreti preferite, un'interprete russa che si chiama Victoria Mullova. Avanti. E quello che sappiamo, ad esempio, è che alla generazione di un comportamento partecipano diverse aree. Ad esempio, avanti ci sono aree occipitali che permettono al musicista di riconoscere delle forme su uno spartito, delle forme speciali che sono le note, le informazioni elaborate dalla corteccia occipitale che riceve dal talamo visivo, che a sua volta riceve dalla retina, vengono poi distribuite a tante altre aree che si trovano nel lobo temporale, frontale, parietale, avanti. Ad esempio, nel lobo temporale, le note che si vedono possono essere confrontate con delle tracce mnestiche conservate in alcune aree del lobo temporale. Avanti. Poi, queste informazioni possono essere trasferite al lobo frontale, dove si possono pianificare dei movimenti. Avanti. Si possono poi innescare dei veri e propri movimenti con la comunicazione tra il lobo frontale e il lobo, un'altra porzione del lobo frontale, cioè la corteccia motoria primaria. Avanti. Quando poi si generano i suoni, lo strumento emette il suono, il musicista potrà confrontare il suono emesso, che sarà percepito grazie all'attivazione della corteccia uditiva primaria con di nuovo il suono che è stato memorizzato durante la sua preparazione. Naturalmente non bisogna dimenticarsi che l'interazione delle aree corticali con le aree, con regioni, strutture sottocorticali come i gangli della base e il cervelletto servono poi a dare una tempistica
precisa ai movimenti che il musicista effettuerà. Tutto questo per costruire un comportamento finalizzato e che per il musicista e per chi lo ascolta ha un senso. Avanti. E dell'attivazione di queste aree conosciamo anche conosciamo i circuiti corticali che permettono al musicista di produrre la musica tramite il suo strumento. Avanti. Da questa prima sequenza di immagini possiamo estrarre un principio fondamentale delle neuroscienze moderne. Si direbbe in filosofia della scienza un paradigma, ovvero che il cervello, avanti, aderisce a un'organizzazione funzionale che ha due pilastri, cioè il pilastro dell'integrazione funzionale e della specializzazione funzionale. In altre parole, per generare delle funzioni, il cervello è composto da diverse aree che svolgono, si sono evolute e poi si sono sviluppate nel singolo individuo per svolgere compiti diversi, okay? Ma la funzione generale non potrebbe essere assolta se queste aree non comunicassero tra di loro. Quindi specializzazione funzionale, cioè l'area visiva che riconosce le note, l'area uditiva che riconosce il suono emesso dal violino, l'area motoria che produce un suono, che produce un movimento con una scansione temporale precisa, eccetera, eccetera. Tutto questo non potrebbe avere una sua coerenza funzionale se queste aree specializzate non comunicassero tra di loro. E a proposito coscienza, ad esempio, una delle teorie più in voga negli ultimi anni è la teoria del Global Neuronal Workspace, che qualcuno di voi avrà sicuramente sentito nominare, che prevede che tra le aree vi sia per l'appunto uno scambio, un dialogo, interazione per elaborare, perché ci sia l'elaborazione cosciente di stimoli sensoriali. Se potessimo vedere nel dettaglio questa slide che viene dagli autori di questa teoria, vedremmo che ci vuole una partecipazione attiva per dare un senso agli stimoli, per fare una detezione degli stimoli cosciente nel mondo esterno, e ad esempio ci vuole una certa allocazione di risorse attentive o di memoria di lavoro perché l'elaborazione cosciente degli stimoli sensoriali avvenga e quindi vi possa essere la distinzione tra, per esempio, un viso all'interno di un ambiente rumoroso, un ambiente visivamente rumoroso. Avanti. Sappiamo anche che la corteccia cerebrale è dotata di neuroni speciali che si chiamano neuroni piramidali. Questa è una colorazione di Golgi che viene tuttora utilizzata per individuare singole definire i dettagli anatomici di singole cellule piramidali nella corteccia cerebrale umana. Avanti. E queste cellule hanno particolari proprietà elettriche che permettono loro, avanti, di associare stimoli di elementi diversi di uno stimolo in modo tale che poi lo stimolo possa essere fuso in un'immagine che abbia un suo significato, per il possa essere riconosciuto dal soggetto e poi il soggetto gli darà attribuirà a questo percetto un certo significato. Avanti. Ora, detto questo, quello che davvero manca è una spiegazione del perché siamo in grado di sentire i suoni, non distinguere
un suono, da un rumore, ma sentire banalmente il suono del violino. Questo è un bellissimo pezzo musicale di Bach, suonato da Vittorio Mollone. Avanti. Ma banalmente, lo schermo nero, sì. Banalmente non deve essere una, per forza uno stimolo ricco e raffinato come il suono di un violino che sta, di una violinista che sta eseguendo un pezzo di uno dei più grandi artisti che l'umanità abbia espresso, ma può essere banalmente anche uno schermo nero, oppure uno schermo bianco, oppure il silenzio. Non deve essere per forza uno stimolo ricco e non deve esserci per forza l'allocazione di risorse attive da parte del soggetto. Può essere banalmente l'attività del soggetto, la percezione del soggetto quando guarda un cielo stellato, quando si ferma a guardare un camino in cui sta scoppiettando del fuoco, eccetera, eccetera. Avanti. E proprio uno dei fondatori delle neuroscienze moderne, cioè Charles Sherrington, grande neurofisiologo che ha scoperto i circuiti che sottendono a un comportamento invece molto semplice, che è quello dell'arco riflesso, ha scritto questo pezzo ormai ancora all'inizio del secolo scorso. Quando volgo il mio sguardo al cielo, ne vedo la volta appiattita e scorgo il disco brillante del sole e centinaia di altre cose attorno, al di sotto. Attraverso quali passi mi è consentito tutto questo? Un pennello di luce in arrivo dal sole entra nell'occhio e qui viene focalizzato sulla retina. Il pennello dà luogo a un cambiamento che a sua volta si propaga verso lo strato di nervi sulla superficie del cervello. L'intera catena di eventi, dal sole alla superficie del mio cervello, quindi alla corteccia cerebrale, di cui abbiamo visto appena adesso alcune tra le cellule più importanti che la costituiscono, è fisica, ogni passo essendo costituito da una reazione elettrica. A questo punto però si verifica un cambiamento ben diverso da quelli che l'hanno provocato. Un cambiamento per noi del tutto inspiegabile. Una scena visiva si presenta alla mente. Io vedo la cupola del cielo, il sole che essa contiene, e vedo un centinaio di altre cose accanto. Percepisco infatti un quadro del mondo che mi circonda. Ma vi ripeto, non deve essere per forza una bella descrizione ricca come questa qua, ma può essere anche uno stimolo molto semplice. Tanto è vero, avanti, che è questa la cosa difficile da spiegare. Ovvero è la semplice esperienza cosciente di un colore, un suono, un dolore. Ed è questo il problema davvero arduo. Viene chiamato the hard problem of consciousness. Spiegare la più semplice delle manifestazioni della coscienza. La più semplice delle esperienze. Avanti. Da questo punto di vista, definiamo un attimo la coscienza e la identifichiamo con l'esperienza soggettiva. Questo è, qualunque sia il contenuto di questa esperienza soggettiva, essa è coscienza. Avanti. E se vogliamo arrivare a una definizione prescientifica ma molto efficace della coscienza, la coscienza è quella cosa che, per definirla ancora meglio, svanisce ogni notte quando cadiamo addormentati in un sonno senza sogni, cioè il sonno profondo in cui i sogni o sono inesistenti o sono molto frammentati. Da questo punto di vista, il sonno, avanti, costituisce un paradosso, nel senso che sappiamo distinguere molto bene un soggetto sveglio, a volte molto sveglio, avanti, come vedete, dallo stesso soggetto quando dorme di un sonno profondo, è il sonno non REM. Tuttavia, questo è un inciso se volete, ma ci servirà verso la fine di questo incontro, tuttavia è interessante notare che, a dispetto di quanto si credeva fino a qualche tempo fa, avanti,
Se confrontiamo sia a livello di attività di popolazione di neuroni, sia a livello di singoli neuroni, l'attività del cervello sveglio avanti e l'attività del cervello durante il sonno profondo, il cervello è attivo in tutti e due i casi. Ci sono delle differenze, ma non sono differenze eclatanti, e ci torneremo, sottolineeremo queste differenze, vi ripeto, verso la fine di questo incontro. Quindi, a dispetto di un comportamento chiaramente dicotomico, un soggetto sveglio e lo stesso soggetto che dorme di un sonno profondo, il cervello in entrambi i casi è ben attivo. Avanti. Un altro caso particolare in cui comportamentalmente si ha una bella differenza con un soggetto sveglio è quello che ci è fornito quando, a seguito di un evento patologico, anossico, traumatico, cerebrovascolare, avanti, che colpisce una grossa porzione del sistema talamo-corticale, cioè il sistema costituito dal talamo e dal manto corticale, oppure regioni ben precise del tronco encefalico o del talamo, si cade avanti in uno stato di coma. Non potete vederlo perché naturalmente per ragioni di privacy il volto è mascherato, ma questo paziente è intubato, è collegato a delle macchine capaci di respirare autonomamente in questo caso, ma agli occhi chiusi, e si trova in uno stato di coma, che viene per l'appunto dal greco, dal termine greco per sonno profondo. Avanti. E se potessimo registrare dallo scalpo di questo paziente, vedremmo che l'attività, o di un soggetto che dorme, vedremmo che il cervello è ben attivo, anzi sembra quasi più attivo che non durante la veglia. Vedete che durante la veglia, sono i due riquadri in alto, l'attività elettrica è di basso voltaggio, soprattutto in alto a sinistra, ad alta frequenza. Durante il sonno o durante alcuni stati di coma, invece, è quello la traccia in basso, la traccia è di ampiezza molto maggiore, e poi dopo vedremo perché ha delle onde lente. Ora, l'elettroencefalogramma potrebbe permetterci di distinguere diversi stati, il sonno dalla veglia o la veglia dal coma. Ci sono però dei casi speciali in cui l'elettroencefalogramma, che pur è uno strumento molto potente, presenta delle dissociazioni. E cioè, per esempio, a sinistra vedete l'elettroencefalogramma registrato in un paziente in coma, ma che ha delle caratteristiche di un elettroencefalogramma registrato in un soggetto sveglio. Oppure a destra, al contrario, vedete un elettroencefalogramma che presenta le caratteristiche di un paziente o di un soggetto che dorme o in coma, quindi onde lente e grandi, ma invece è stato registrato in una crisi epilettica, durante una crisi epilettica, in un paziente cosciente. Quindi ci possono essere delle dissociazioni. L'elettroencefalogramma non è sempre affidabile da questo punto di vista. Qua chiudiamo l'inciso, ci ritorneremo tra un po' sul legame tra l'attività elettrica generata da un cervello e lo stato di coscienza di quel soggetto, del soggetto proprietario, se volete, di quel cervello. Avanti. Allora, bisogna affidarsi, diciamo, a un quadro teorico un po' più ampio rispetto a quanto abbiamo visto prima. Se diamo per scontato che la coscienza deve essere spiegata come esperienza soggettiva, qualunque sia il contenuto, diciamo che ci affidiamo a una teoria, che è la teoria dell'informazione integrata, che è stata, diciamo, proposta da Giulio Tononi
ricercatore italiano, ormai naturalizzato americano, che lavora all'Università di Madison, Wisconsin, dove ha lavorato il capo del nostro laboratorio, cioè Marcello Massimini. E questa teoria è una teoria con, tra l'altro, con, che si avvale di formalizzazione matematica, non ancora del tutto risolta, ma che però può essere sintetizzata in questo modo. Un sistema fisico è cosciente, quindi qualunque sistema fisico può essere cosciente nella misura in cui è in grado di integrare informazioni. Avanti. E da questo punto di vista, la coscienza nel cervello dipende proprio dall'instaurarsi di un equilibrio ottimale tra specializzazione funzionale e integrazione funzionale, cioè che rispecchiano due caratteristiche fenomenologiche della coscienza. La coscienza è incredibilmente diversificata. Qualunque immagine vi si presenti davanti, voi potete essere coscienti. Può essere anche uno schermo nero, ma siete coscienti di uno schermo nero, oppure di un quadro che non avete mai visto. E inoltre è sempre unificato. Non siete in grado di essere coscienti soltanto di una parte dell'immagine che vi viene presentata. Potete porre attenzione, su una maggiore attenzione su un dettaglio di quella scena, ma siete coscienti coerentemente di tutta la scena che vi viene presentata. Quindi la teoria cerca di spiegare quali sono le basi per alcune caratteristiche fenomenologiche della coscienza, cioè diversità e unità. Avanti. Un equilibrio ottimale tra quella dietro Alessandro, grazie. Ah, scusami. Un equilibrio ottimale tra specializzazione funzionale e integrazione funzionale, diciamo, può essere definito in altri modi come complessità. Avanti. E se ci avvaliamo di piccoli sistemi simulati, in cui ci sono degli enti, degli oggetti che comunicano tra di loro, possiamo avere sostanzialmente, riferendoci all'equilibrio tra integrazione e differenziazione, o un basso livello di integrazione, è il caso del sistemino simulato sulla sinistra, in cui avete un'organizzazione modulare del sistema, e i quattro moduli, sì, hanno delle connessioni interne, ma non comunicano tra di loro, e questo genera bassa complessità. O tutto a destra, invece, avete una bassa differenziazione, cioè tutti i moduli comunicano tra di loro con delle vie di comunicazione che non hanno un peso, non hanno una differenziazione, e anche in questo caso si ha una bassa complessità, anche se i moduli sono integrati. Oppure avete la situazione di mezzo in cui si ha un equilibrio ottimale tra integrazione e differenziazione, e lì si ha una alta complessità. La teoria di Tononi dell'informazione integrata propone anche una misura teorica, attualmente non si può mettere in pratica, e quindi questa misura si chiama FAI, e come vedete si hanno tre livelli di FAI misurati realmente in questi tre modellini, perché in questi modellini si può misurare FAI: basso nel caso di bassa integrazione, basso FAI nel caso di bassa differenziazione, in mezzo invece avete FAI più alta quando c'è l'equilibrio ottimale tra integrazione e differenziazione. Ora, la teoria, avanti, prevede anche che si debba perturbare il sistema e misurare la risposta alla perturbazione affinché si possa misurare la complessità del sistema. Avanti. Ora la domanda è, e
si possono ottenere risposte complesse nel caso centrale e semplici, locali o widespread, diffuse nel caso di destra, sinistra e destra. Ora la domanda è, ma è possibile perturbare il cervello umano e misurare per ottenere una misura di complessità e quindi in qualche modo ottenere un'approssimazione della misura teorica ispirata, quindi un'approssimazione che sia ispirata dalla teoria avanti? Da qualche anno, appunto da circa 15 più anni, noi ci siamo abbiamo sviluppato una tecnica che prevede la combinazione tra la stimolazione magnetica transcranica, TMS, che vedete sulla destra dell'immagine, e l'elettroencefalogramma, ancora una volta, rappresentato da diversi canali, diversi elettrodi che si applicano sullo scalpo e registrano l'attività elettrica della corteccia che si trova sotto lo scalpo. Avanti. Adesso vi voglio portare, in realtà mi trovo già nel nostro attuale laboratorio, ma questo è un video che riprende il nostro vecchio setup. Se lo puoi far partire, Alessandro, così. Ok, la TMS è questa sonda magnetica appoggiata allo scalpo del soggetto che tramite degli impulsi magnetici utilizza in realtà il principio di induzione elettromagnetica di Faraday, induce i campi elettrici in maniera assolutamente non invasiva e non dolorifica sulla corteccia del soggetto che avete visto ripresa nello schermo sulla destra e registra tramite l'elettroencefalogramma le risposte immediate del cervello alla perturbazione. E la macchina che vedete dietro di me è la sonda che cade dall'alto, è la sonda magnetica, questa qui, e lì avete il sistema di navigazione che ci permette, insieme a una telecamera agli infrarossi, che ci permette di localizzare esattamente il target che vogliamo attivare sulla corteccia del soggetto. Quindi è possibile perturbare il cervello umano in maniera non invasiva, senza produrre dolore o percezioni piacevoli, tramite questo sistema, avanti, che per l'appunto unisce l'elettroencefalogramma, noi abbiamo un elettroencefalogramma a media alta densità, sono 60 canali, con la stimolazione magnetica transcranica, TMS, avanti, e un sistema di neuronavigazione che vi ho fatto appena vedere, che permette di puntare la sonda su un'area corticale, stimolarla e vedere la risposta locale e a distanza del cervello, avanti. Uno degli studi che abbiamo fatto, se volete, normativi su soggetti sani, è stato, ha avuto come scopo quello di capire se diverse aree corticali rispondessero in maniera, avessero una firma elettrica diversa, e abbiamo notato che anche dal punto di vista elettrofisiologico le aree corticali sono differenziate e presentano una natural frequency, così l'abbiamo chiamata mutuando il termine dalla fisica, con delle più bassa quando stimoliamo le aree più posteriori e un po' più alta con un gradiente che va verso frequenze più elevate mano a mano che ci muoviamo verso aree più frontali. Avanti.
D'altronde sappiamo, prima abbiamo visto l'attività di neuroni piramidali, sappiamo che diverse regioni del cervello sono popolati da neuroni con caratteristiche elettriche speciali e specifiche per ciascuna area. Avanti. Quando Marcello, il professor Massimini, lavorava nel laboratorio di Tononi, in realtà fece un primo esperimento pionieristico in cui, grazie alla tecnica della TMSG, stimolò diversi soggetti sani, in questo caso ancora una volta una corteccia premotoria, quindi il lobo frontale, in uno stato di veglia, e quello che vedete sopra è la matassa nera e rossa che vedete sopra, sono le 60 tracce che registrano la risposta alla TMS, ripeto, in un soggetto sveglio con gli occhi aperti. Quello che vedete sotto è il pattern spazio-temporale evocato dalla TMS, sia a livello dei sensori sia a livello della corteccia. Avanti. E questo filmino vi fa vedere come la risposta si muove da sotto lo stimolatore a diverse aree collegate alla zona stimolata. Questo filmino riproduce la dinamica della risposta della corteccia nel tempo. Scusami, a fronte di uno stimolo che era applicato solo all'inizio? Solo all'inizio. Grazie della domanda, Alessandro. C'è un impulso, pam, e poi si lascia andare il cervello e si vede come risponde a quella perturbazione. E dura centinaia di millisecondi la risposta, se non dura 300 millisecondi, sì. Questo vuol dire che a quella perturbazione, in questo caso la perturbazione della corteccia premotoria frontale, le aree, dobbiamo immaginarci i neuroni piramidali che abbiamo visto prima, che emettono dei potenziali d'azione, sono questi spike che vedete, in maniera, quando ricevono lo stimolo dall'area corticale che è stata stimolata, ricevono lo stimolo e si attivano di conseguenza. Avanti. Durante il sonno non REM, nello stesso soggetto, 15 minuti dopo la prima registrazione, Marcello ha lasciato che i soggetti si addormentassero e ha registrato innanzitutto una risposta. Quindi, non solo, aggiungendo un pezzettino a quello che abbiamo detto prima, il cervello è attivo durante il sonno, ma è anche reattivo, ed è reattivo a una perturbazione diretta. Altro che se è reattivo, perché come vedete la risposta è anche più grande in ampiezza rispetto a quella registrata in veglia. Dovete porre attenzione alla parte rossa, che è la parte significativa della risposta. E poi, se fai partire il filmino, però, nonostante sia attivo e reattivo, la risposta alla TMS rimane sotto lo stimolatore. Innanzitutto dura circa la metà della risposta registrata durante veglia e poi è molto locale. Quindi si passa da una risposta complessa fatta da diverse deflessioni positive e negative e che coinvolge diverse aree corticali in tempi diversi, aree corticali che appartengono a lobi diversi, addirittura all'emisfero controlaterale, a una risposta semplice fondamentalmente composta da una deflessione positiva e da una deflessione negativa e più breve e locale. Questo tipo di esperimento poi lo abbiamo riprodotto in anestesia, sedazione profonda in realtà con midazolam, oppure anestesia
generale con propofol e xenon, abbiamo visto che il comportamento del cervello è molto simile a quello che abbiamo ottenuto in, durante il sonno profondo. Quindi, mentre durante la veglia, ad esempio, avete l'esempio ancora una volta dei 60 canali che hanno registrato la risposta in veglia in alto a destra, avete una risposta complessa, cioè composta da deflessioni positive, negative, che si alternano rapidamente nel tempo, fino a 259 millisecondi, 160 millisecondi in questo caso, la risposta in midazola, propofol e xenon, può essere anche duratura, ma quello che conta è che è semplice e locale. Per sintetizzare, avanti, possiamo dire che le risposte che otteniamo in veglia o anche in sonno REM e con alcuni anestetici come la chetamina sono risposte complesse, mentre sono risposte simili a quelle che si ottengono in sonno profondo, quelle che abbiamo durante anestesia generale. In questo modo abbiamo esplorato due modelli di perdita di coscienza, il sonno profondo e l'anestesia generale. Poi, se volete, si potrebbe parlare a lungo anche del sonno REM e della chetamina, ma magari ci torniamo se ci sono domande in merito alla fine dell'incontro. Avanti. Sulla scorta di queste osservazioni abbiamo cominciato a esplorare appunto il mondo dei disturbi della coscienza. Abbiamo trasportato le nostre macchine presso il Coma Science Group di Liegi, ormai questo è avvenuto ahimè più di 10 anni fa, e lì abbiamo cominciato ad applicare la TMS-EEG in pazienti con disturbi della coscienza. Che cosa sono i disturbi della coscienza? Avanti. Allora, dopo il coma è uno stato, a dispetto di quanto riportato sui quotidiani, è uno stato che dura 2-3 settimane, al massimo un mese, ed è per l'appunto uno stato di sonno da cui non ci si risveglia. Cioè si può scuotere il paziente, si possono somministrare stimoli dolorifici, ma il paziente non si sveglia. Quindi è sì un sonno profondo, ma dal sonno profondo un soggetto sano può essere risvegliato con una stimolazione appropriata. In questo caso no. Dal coma, appunto passate queste 2-3 settimane, 4 settimane, ci si può risvegliare, nel senso che il paziente può aprire gli occhi, avanti, il paziente si può trovare in uno stato che si chiama stato vegetativo o sindrome, si chiama Responsive Wakefulness Syndrome, cioè sindrome della veglia non responsiva, in cui, come vedete, il paziente è sveglio dal punto di vista comportamentale, ha gli occhi aperti, può anche dare l'impressione di seguire degli oggetti nell'ambiente esterno, ma non risponde agli stimoli comportamentali che gli vengono somministrati. Mostra soltanto movimenti riflessi. E la valutazione di questi pazienti, avanti, viene fatta anche durante l'evoluzione clinica di questi pazienti. Si può passare da uno stato che si chiama stato di minima coscienza, in cui ci sono dei minimi segni di interazione con l'ambiente esterno, ma è davvero difficile distinguere lo stato di minima coscienza dallo stato vegetativo, tanto che questa classe nosocomiale è stata... questa classe di patologia è stata riconosciuta all'inizio degli anni 2000, quindi ci è voluto tanto per mettere appunto degli strumenti avanti, come la Coma Recovery Scale, che è una scala comportamentale che permette di valutare in maniera fine il comportamento del paziente, di dire se magari ci sono delle aree di attenzione, di funzioni esecutive, di movimento preservate.
e cioè se il paziente in qualche modo è in grado di interagire in maniera funzionale, anche se minima, non sottile, impercettibile, con l'ambiente esterno. Avanti. Il problema è che le aree che vengono colpite nelle gravi lesioni cerebrali sono anche le aree, ahimè, come diciamo, guidano il comportamento. Sono le aree che abbiamo visto prima, il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo temporale, e che permettono che vi sia la percezione sensoriale, l'attenzione, ci siano risorse nella memoria di lavoro, allocate nella memoria di lavoro, e possano essere espresse funzioni motorie ed esecutive. E una lesione di queste aree può portare avanti all'azzeramento di queste funzioni, ma non necessariamente all'azzeramento della coscienza. C'è un caso estremo, avanti, che è quello della sindrome locked-in, in cui si può avere una lesione molto piccola di una struttura del tronco encefalico che si chiama ponte, vedete evidenziata dal circolo bianco, in cui c'è una sezione, vengono tagliate le vie che fanno comunicare la corteccia motoria primaria con i muscoli in periferia. Allora lì il soggetto può essere perfettamente cosciente, ma non può segnalarlo in nessun modo ai parenti, agli operatori sanitari, perché non può generare alcun movimento volontario. Per fortuna in alcuni di questi pazienti sono risparmiate delle vie motorie che vanno agli occhi e permettono, se devono essere riconosciute, i parenti e gli operatori sanitari devono imparare a decodificare dei movimenti che possono sembrare come quelli che avete visto prima, del paziente in stato vegetativo, dei movimenti assolutamente spontanei, invece per il paziente hanno un significato, ci vuole del tempo per decodificarli, e a quel punto il paziente è in uno stato di sindrome locked-in parziale, nel senso che può comunicare in qualche modo, si possono costruire dei veri e propri codici di comunicazione con l'ambiente esterno, può comunicare tramite i movimenti, dei particolari movimenti degli occhi. Sta di fatto, avanti, che deficit funzionali dovuti a lesioni delle aree ampie che abbiamo visto prima, talamiche, troncoencefaliche o corticali, troncoencefaliche, talamiche o corticali, possono portare a degli errori diagnostici notevoli. È difficile, non avendo una misura oggettiva, valutare su che percentuale presa l'intera popolazione di questi pazienti, in quanti di questi ci può essere un errore. Prendiamo l'intera popolazione dei pazienti in stato vegetativo, queste sono diverse decine di migliaia di pazienti, almeno negli Stati Uniti e probabilmente in Europa la situazione è la stessa. È difficile valutare qual è l'impatto in termini di errori diagnostici, cioè di distinzione di uno stato vegetativo da una sindrome locked-in totale. Però ci sono stime che portano a dire che questo errore può aggirarsi, diciamo c'è un intervallo che va dal 15% al 40%, sono numeri grandi comunque. Tanto è vero, avanti, che uno dei grandi sforzi che stanno facendo neurofisiologi e neuroscienziati è quello di bypassare le vie di senso e di moto e registrare direttamente le risposte neurali, che siano metaboliche o elettriche, del cervello a una determinata stimolazione che viene da fuori. Questi sono soltanto alcuni esempi anche molto recenti di questo tipo di approccio. Quindi non si chiede al paziente, ma si chiede al cervello del paziente di rispondere a una determinata stimolazione. Avanti. Il problema è che lo stato vegetativo rimane da questo punto di vista un paradosso e noi abbiamo aggredito anche con la TMSG
bypassando anche le risposte neurali a una determinata stimolazione, a una richiesta da parte dell'operatore di fare qualcosa, abbiamo bypassato anche le risposte neurali e abbiamo interrogato direttamente il cervello con la TMSG avanti. Nel paziente che abbiamo visto prima, che si è trovato in uno stato vegetativo, la risposta che abbiamo ottenuto durante un sonno, qui è virgolettato perché è un sonno comportamentale, non possiamo dire dal punto di vista elettrofisiologico se il paziente stesse davvero dormendo, perché è comunque uno stato elettrofisiologico anomalo, abbiamo ottenuto una risposta come quella che abbiamo visto, come quella registrata dal professor Massimini con il professor Tononi durante sonno in un soggetto sano, quindi una risposta semplice, positiva, negativa e locale, avanti. Ahimè, quando il soggetto era sveglio dal punto di vista comportamentale, nella risposta non è cambiato sostanzialmente nulla. La risposta è rimasta una risposta da sonno. Abbiamo ripetuto questa osservazione avanti in diversi pazienti in stato vegetativo, in cui, ripeto perché è un paradosso, perché il paziente è sveglio, ha gli occhi aperti, ma non risponde agli stimoli che vengono dall'ambiente esterno. E in diversi pazienti in stato vegetativo abbiamo ottenuto sempre questa risposta, diciamo simile a quella che abbiamo ottenuto, che aveva ottenuto Marcello insieme a Giulio Tononi, in un soggetto sveglio, sano, ma caduto in un sonno profondo. Avanti. Quando invece abbiamo stimolato la corteccia di un paziente con una sindrome locked-in, abbiamo ottenuto una risposta complessa, simile a quella di un soggetto sano e sveglio. Quindi in cui diverse aree, le vedete colorate a destra, rispondono in tempi diversi alla stimolazione, alla perturbazione iniziale. Avanti. Ma la cosa interessante è che anche pazienti con uno stato di minima coscienza hanno risposto alla perturbazione con delle risposte complesse. Quindi anche se dal punto di vista comportamentale sono difficilmente distinguibili dai pazienti in stato vegetativo, ci vogliono ripetute valutazioni con la Coma Recovery Scale, che è una scala molto impegnativa da fare anche per l'operatore, abbiamo ottenuto una risposta che complessa, quindi che in tempi diversi coinvolgeva aree diverse del cervello, oltre a quella direttamente stimolata. Avanti. Questo studio l'anno dopo è stato riprodotto, avanti, l'abbiamo riprodotto in diversi soggetti ed è stato riprodotto indipendentemente da un altro gruppo di neurofisiologi italiani guidati da Aldo Ragazzoni e Carlo Minimussi, che hanno sostanzialmente confermato le nostre osservazioni utilizzando la stessa tecnica in una popolazione di pazienti molto simile alla nostra. Avanti. Non solo, ma abbiamo anche valutato dei pazienti longitudinalmente e abbiamo visto che quei pochi pazienti che si sono mossi dallo stato vegetativo e hanno attraversato uno stato di minima coscienza e poi hanno completamente recuperato coscienza, EMCS sta per Emergence from MCS, quindi emergenza dallo stato di minima coscienza, abbiamo ottenuto delle risposte sempre più complesse. Quindi per fare di nuovo il quadro generale, avanti, abbiamo utilizzato la TMSG in diversi stati di coscienza e di assenza di coscienza, siano essi fisiologici, sonno profondo, farmacologici, indotti farmacologicamente, l'anestesia generale, patologici, i disturbi della coscienza, avanti, e a questo punto abbiamo cercato di tirare fuori una misura che catturasse in un numero il livello di complessità. Fino adesso ho parlato di complessità in termini qualitativi, ma che tirasse fuori un indice, un numero, che catturasse la complessità delle risposte alla TMS. Questo indice è stato messo a punto da
Adenauer Casali, prima di tutti, che è un bravissimo fisico teorico che ha lavorato da noi anni fa, fisico teorico brasiliano che adesso è tornato nel suo paese di origine, e grazie al quale siamo stati in grado di costruire una misura scalare avanti, in cui abbiamo una distribuzione di valori di questo indice che si chiama Perturbational Complexity Index, e avanti, in cui abbiamo calibrato prima di tutto in una popolazione di soggetti sani e coscienti, oppure incoscienti perché dormienti o anestetizzati, la nostra misura avanti, e l'abbiamo poi applicata a una popolazione di pazienti con disturbi della coscienza avanti. E innanzitutto la misura è molto sensibile, per esempio, nel distinguere gli stati vegetativi dagli stati di minima coscienza. La sensibilità in questo caso arriva, supera il 90% avanti. E inoltre ci ha permesso di stratificare la popolazione più interessante da alcuni punti di vista, che è quella degli stati vegetativi avanti. E abbiamo visto innanzitutto che ci sono diverse popolazioni di pazienti in stato vegetativo, li abbiamo stratificati. Sono pazienti che non hanno risposta alla TMS, sono pazienti con gravi danni anossici, in cui la corteccia sostanzialmente ha perso tutti i suoi neuroni o gran parte dei suoi neuroni avanti. Ci sono poi pazienti che mostrano bassi livelli di complessità, e su questi ci siamo un attimo concentrati avanti. Quindi hanno risposte simili a quelle che otteniamo nel sonno di un soggetto sano, in cui torniamo all'inciso che abbiamo fatto all'inizio dell'incontro avanti. Sappiamo che il cervello è attivo durante sonno profondo, ma presenta questa attività molto particolare, e cioè i neuroni sono attivi, ma ogni tanto questa attività è intervallata da dei periodi di silenzio, si chiamano off period, sono dei periodi in cui i neuroni smettono di produrre potenziali d'azione, smettono di produrre impulsi elettrici che permettono loro di comunicare con altri neuroni. Avanti. Questo tipo di fenomeno si chiama bistabilità corticale, e noi l'abbiamo osservata anche grazie a degli studi fatti con elettrodi intracranici in pazienti che avevano naturalmente elettrodi intracranici per ragioni cliniche. Questo lavoro è il lavoro del mio collega Andrea Pigorini, in cui Andrea è riuscito a riconoscere dei periodi di silenzio da fuori, quindi registrando l'elettroencefalogramma, non registrando direttamente dai singoli neuroni. E questa banda blu che vedete qua, questa macchia blu, vuol dire che qui non c'è stata una stimolazione con la TMS, una stimolazione elettrica, ok? E la corteccia risponde, ed è quella fascia rossa che vedete, in sonno profondo, ok? E poi i neuroni cadono in uno stato di silenzio che è rappresentato da quella macchia azzurra che vedete, che segue la macchia rossa. Allora ci siamo chiesti, ma non è che anche con la TMS riusciamo a vedere nel sonno profondo questo tipo di attività avanti? Questa è la risposta, anche in termini di frequenza, di un soggetto sveglio e sano avanti. E questa è la risposta di un soggetto sveglio che dorme. E vedete che riappare quella macchia blu. Quindi effettivamente anche dopo la TMS la corteccia risponde e poi cade in un periodo di silenzio avanti, dove c'è una soppressione delle oscillazioni veloci tipiche della veglia avanti. La stessa cosa l'abbiamo trovata nei pazienti in stato vegetativo a bassa complessità, quindi con un basso indice perturbazionale di complessità avanti. Avanti, ok. E poi abbiamo riprodotto questa cosa a livello di popolazione, e
l'abbiamo verificata su numeri più grandi. Avanti. Non solo, ma mappando un soggetto in maniera estensiva, abbiamo trovato un paziente in stato vegetativo, abbiamo trovato sempre che ovunque stimolassimo veniva fuori questo periodo di silenzio neuronale. Avanti. E indipendentemente dall'attività spontanea che questo l'elettroencefalogramma generava. Quindi, ritornando a quella immagine di fantasia, ma in cui ci sono delle vere e proprie tracce, delle vere tracce di registrate in un neurone, potremmo dire che quando stimolo la corteccia in un soggetto che dorme di un sonno profondo o un paziente in stato vegetativo, i neuroni rispondono di primo acchito, ma poi cadono in uno stato di silenzio ovunque io stimoli. E quindi vedete che c'è uno o due potenziali d'azione e poi un periodo di silenzio. Avanti. Questo è un altro inciso, ma che ci tengo molto a fare perché diciamo. Abbiamo riscontrato lo stesso comportamento in, attenzione, pazienti colpiti da ictus, svegli, perfettamente coscienti, con naturalmente dei deficit funzionali, motori, quello che volete, ma se andiamo a stimolare una zona perilesionale, quindi attorno all'ictus, questo a indicare che probabilmente, quindi i neuroni rispondono e poi cadono in un periodo di silenzio. Non sappiamo ancora perché, ma ci potrebbe essere una convergenza, diciamo, il meccanismo che porta alla perdita di coscienza potrebbe essere lo stesso che porta localmente a un deficit di funzione in pazienti colpiti da ictus. E la nostra speranza è che poi questo possa suggerire come dire, delle strategie per indurre un recupero di funzione o di coscienza. Avanti. Sono state, da questo punto di vista, ritornando alla coscienza e ritornando al neurone piramidale, i meccanismi potrebbero essere tanti e qua non possiamo entrare nel dettaglio, ma quelle caratteristiche elettriche speciali dei neuroni piramidali potrebbero essere perse in alcune patologie, in alcuni disturbi della coscienza o in anestesia, e per questo motivo si potrebbe avere il crollo della capacità della corteccia di integrare informazioni. Quindi questa potrebbe essere un'altra ipotesi di meccanismo al di sotto di quello che al di sotto della perdita di coscienza. Siamo proprio alle ultime slide, avanti, slides. Abbiamo seguito dei pazienti longitudinalmente, come avete visto prima, e guarda caso, quando c'è il recupero della coscienza, oltre a esserci il recupero di complessità, si ha anche il recupero di una risposta sostenuta nel tempo e la scomparsa di quel silenzio neuronale. Avanti. Si hanno poi dei pazienti, è il terzo, diciamo, terza classe di pazienti in stato vegetativo, che mostrano delle risposte complesse incredibilmente avanti alla TMS e tornando alla nostra metrica e al nostro piano cartesiano in cui abbiamo messo tutte le misure effettuate in diversi stati avanti, avanti, ok, poi stato di mia coscienza, stato vegetativo, vai Alessandro. Okay, adesso stiamo concentrando su alcuni casi di pazienti in stato vegetativo, quindi dal punto di vista clinico non responsivi, ma che mostrano delle risposte alla TMS complesse, quindi con un Perturbational Complexity Index alto, che sta, come vedete, nella distribuzione di valori ottenuti in soggetti sani, svegli. E stiamo osservando, avanti, innanzitutto la domanda è, ma questi potrebbero essere pazienti che non possono manifestare coscienza, lo dicevamo prima, quindi è una coscienza disconnessa, come per esempio si ha nel sogno. Questo è un paziente con un'ampia lesione del lobo frontale, okay, che mostra livelli di PCI, di Perturbation Complexity Index alto, ma probabilmente è in uno stato di mutismo acinetico. Quindi non riesce a
costruire la volontà, uno stimolo che porti a intenzionalmente produrre una risposta comportamentale a una perturbazione da fuori. Avanti. Questo è un altro paziente che ha per esempio una lesione dell'emisfero sinistro, quindi probabilmente afasico, non può parlare e rispondere ai parenti, agli operatori sanitari. Avanti. E questo invece è un paziente in cui c'è una piccola lesione del tronco encefalico che con tutta probabilità nelle fasi iniziali della malattia non permetteva di mostrare comportamenti coscienti. Avanti. Ma noi avevamo rilevato delle risposte complesse, quindi il cervello potenzialmente era in grado di sostenere delle risposte, era in grado di sostenere coscienza e di produrre delle risposte. E dopo qualche giorno dalla nostra misurazione, avanti. Brava, l'altra. Ok, bene, pollice, di nuovo l'indice. Ottimo, l'indice ancora. Il paziente ha mostrato delle risposte comportamentali, quindi siamo stati in grado di... Brava, molto bene. Il medio? Un grande sforzo, però riesce il paziente a produrre delle risposte comportamentali finalizzate, funzionali. Sempre più difficile, dunque, bravissimo il movimento, ottimo. Riesce a muovere l'anulare? Diciamo, noi abbiamo misurato una comprensione compatibile con la coscienza, ottimo, che effettivamente è emersa sotto forma di risposte movimento comportamentali. Fermati, funzionali con un riesce adesso? Una... Brava, l'altra? Perfetto, avanti. Avanti. Basta, mi sa che abbiamo finito. Benissimo, grazie mille, davvero. Grazie a tutti. Davvero impressionante. Voglio ringraziare tutti i pazienti. Manca la slide, è saltata la slide per colpa mia, di ringraziamento ai pazienti, ai parenti dei pazienti. Al professor Massimini che dirige questo laboratorio e a tutti i collaboratori delle diverse strutture con cui collaboriamo e tutte le fonti di finanziamento, da Human Brain Project a Tiny Blue Dot Foundation alla Regione Lombardia all'Europa eccetera eccetera, la Fondazione Dognoni. Grazie mille, grazie dell'attenzione. Benissimo, senti, è davvero interessantissimo e molto impressionante la presentazione che ci hai fatto, perché fornisce risposte, ma suscita anche molte domande, perché effettivamente allora trovo innanzitutto straordinariamente affascinante e calzante l'idea che la coscienza sia riconducibile alla capacità di integrare informazione. Mi piace moltissimo, perché la trovo estremamente elegante e generale ed effettivamente non riesco a trovare controesempi, diciamo, non riesco a trovare qualcosa che la metta in crisi, cioè un caso di evidenza di coscienza in cui che non si possa ricondurre ad una definizione così semplice ed esaustiva. Trovo anche interessantissimo e con risvolti pratici straordinari la misura che avete ideato attraverso questo indice di complessità e la correlazione che ha con la coscienza. E su questo ti faccio subito un po' di domande che sintetizzano osservazioni che ho visto scorrere. Una che in realtà era una domanda iniziale che poi pensavo che fosse stata superata dalla tua presentazione, ma alla fine ho ritirato fuori perché mi interessa sentire cosa ne pensi e se ci sia una qualche relazione tra coscienza e volontà.
Perché la prima domanda, prima ancora di sentire la tua presentazione, che aveva posto Carmine, era: ma la coscienza è solo intenzionale, cioè c'è un'intenzionalità nella coscienza? E dalla tua digressione mi era parso di capire di no, però poi alla fine in realtà mi è venuto il dubbio e quindi te lo chiedo. Grazie della domanda. Allora, la coscienza può essere un fenomeno assolutamente passivo. Cioè io posso non fare nulla, non voler fare nulla e sto semplicemente in riva al mare a guardare le onde. Okay. Probabilmente il dubbio è stato innescato da una delle ultime slides in cui abbiamo visto un paziente che si recupera la capacità di generare dei movimenti volontari, quindi intenzionali, in risposta a una determinata. Ok, però questo riguarda, è proprio qui la dissociazione, nel senso che questo riguarda la manifestazione esteriore della coscienza, ma questa manifestazione esteriore della coscienza non deve esserci per forza perché vi sia coscienza. C'è un esempio che riguarda ancora una volta il sonno, in cui non ci concentriamo sul sonno profondo, ma sul sonno REM, in cui c'è attività onirica e tra l'altro c'è un appiattimento del tono muscolare, quindi è impossibile generare dei movimenti, okay? Eppure noi durante il sonno REM si ha la maggior parte dei nostri sogni, quelli più belli, vividi, strutturati, quindi è il cervello che sta generando la coscienza in quel caso senza che vi sia necessariamente una manifestazione esteriore. Se puoi tornare a una delle ultime, una delle slide successive all'ultima, indietro. Quale? E di quelle che abbiamo già visto, perché credo che ce ne siano anche altre. Questa qua. Allora, questo è un altro esperimento fatto da Marcello Massimini. Durante sonno è una misurazione delle risposte EEG, elettroencefalografiche, alla TMS, in sonno REM. Il cervello risponde, è l'icona in basso, l'immagine in basso. Queste sono delle immagini che catturano i filmini che avete visto prima. E vedete che in tempi diversi, aree diverse si attivano a seguito della perturbazione. Eppure il soggetto è completamente disconnesso dall'ambiente esterno. Quindi questo è un caso di una coscienza disconnessa dall'ambiente esterno. C'è chi pensa che durante il sonno si scende nel sonno profondo per ragioni non ancora del tutto chiarite, non si sa perché dobbiamo dormire, però dobbiamo dormire. Poi, piano piano, è come se prima il cervello generasse una coscienza disconnessa e poi questa coscienza durante il sogno, che avviene nelle ultime ore del sonno, questa coscienza disconnessa piano piano si ricollega all'ambiente esterno. Quindi è ben diversa la dimensione dell'intenzionalità, della volontà e della possibilità di generare movimenti con i muscoli scheletrici volontari e la coscienza. Ma senti, la coscienza disconnessa è legata soltanto alla mancanza di stimoli sensoriali oppure a altre ragioni fisiologiche o di altro genere? No, beh, nel sonno REM c'è proprio c'è un'inibizione di alcune strutture che permettono di mandare comandi ai muscoli. Ah. E poi, naturalmente, sì, nel sonno c'è una riduzione della responsività, soprattutto nel sonno profondo, della responsività del cervello agli stimoli sensoriali, nel senso che le cellule che abbiamo visto prima, anche le cellule piramidali, ma anche le cellule del talamo, sono meno pronte a rispondere agli stimoli sensoriali, ma possono farlo. Dunque non è, questo dall'altra parte, non è la mancanza, come si pensava un po' di tempo fa, di stimolazione sensoriale a
portare a una mancanza di coscienza. No, gli stimoli sensoriali, si sa oggi, possono raggiungere la corteccia cerebrale, ma lì si spengono, nel senso che poi non viene innescato per l'appunto un dialogo tra le aree corticali necessario affinché venga generata coscienza. Molto interessante. E senti, altre domande che sono state poste, una in particolare da Arnaldo, è se questo indice di complessità non possa servire anche a fare una prognosi di emergenza dallo stato di minima coscienza. Allora, noi abbiamo cominciato a, innanzitutto grazie per la domanda che tocca problemi clinici e di tante famiglie con pazienti in queste condizioni. Noi abbiamo cominciato a, come vi ho fatto vedere, a studiare alcuni pazienti in senso longitudinale, quindi stiamo misurando la risposta elettroencefalografica alla TMS in diversi momenti dell'evoluzione del paziente. Non abbiamo ancora dati conclusivi da questo punto di vista. Diciamo che in alcuni pazienti in stato vegetativo, quindi lo step prima dello stato di minima coscienza, come avete visto, vediamo che il cervello si riprende prima della possibilità di generare comportamento. Però su questo non me la sento, sulla capacità prognostica di quest'indice. Abbiamo alcuni dati, per esempio, pubblicati da Silvia Casarotto, che ha applicato, la mia collega, che ha applicato l'indice, il Perturbational Complexity Index, in una larga popolazione di pazienti con disturbi della coscienza, e si vede che c'è qualche legame con la prognosi, però non abbiamo ancora dati sufficienti per dare una risposta a questa domanda, ahimè. E occorrerà un po' di tempo perché le misurazioni longitudinali sono tra le più, sono una bella sfida per ottenere numeri che poi, per ottenere una popolazione che abbia anche un suo valore statistico. Certo, e senti, al tempo stesso il fatto che questo indice abbia un valore molto basso non esclude che possa tornare ad averlo alto, perché le osservazioni, appunto, che tu chiami longitudinali, in realtà indicano questo anche. Sì. In una delle slide che ho fatto vedere, si vede che l'indice aumenta l'evoluzione del paziente, l'uscita dallo stato di minima coscienza, assieme alla scomparsa di quel silenzio neuronale che segue la stimolazione del cervello. Un'altra domanda molto suggestiva e anche angosciante a modo suo, posta da Paola, era se nei casi di locked-in ci fosse tu dicevi giustamente che si può provare ad interrogare direttamente il cervello con queste tecniche per rilevarne la coscienza, ci sia un modo di percepire sempre strumentalmente l'angoscia, la frustrazione o lo sforzo nel tentativo di comunicare, che è qualcosa, diciamo, di molto inquietante a cui pensare. Allora, diciamo, questo sforzo che porterebbe probabilmente a una maggiore empatia con, non è, almeno per quanto ne so, non è registrabile in qualche modo. Quello che è registrabile però in alcuni pazienti in stato vegetativo, il lavoro storico di Adrian Owen del 2006, è stato possibile invece registrare pazienti che apparivano in stato vegetativo, si è visto che erano in grado di generare delle risposte neurali con un significato. Quindi si chiede al paziente, immagina di test classico e di giocare a tennis oppure di girare attorno a passeggiare attorno a casa tua, e il paziente attiva le aree che servono a sostenere queste funzioni. E grazie a questo poi Martin Monti,
che ha lavorato con Adrian Owen e adesso lavora a un suo laboratorio all'Università della California a Los Angeles, è riuscito a costruire un codice di comunicazione. Cioè, se questo è il nome di tuo papà, immagina di giocare a tennis. Se non lo è, immagina di girare attorno a casa tua. Quindi etichettare queste attivazioni neurali con un sì o con un no. Quindi si è andati anche oltre, nel senso che in alcuni pochissimi di questi pazienti è stato possibile anche instaurare una comunicazione. Una comunicazione, sì. Poi in realtà, anche in un soggetto sano e sveglio è difficile capire quanto sia angosciato. Questo è l'arduo compito degli psichiatri, che passa da un'intervista e da un filtro comportamentale. Quindi mi sento di rispondere che persino in ciascuno di noi è difficile capire qual è il grado di angoscia. Però al tempo stesso mi viene da dire che con la stessa tecnica, se possibile chiamarla così, con la quale si associa un significato e quindi un codice all'attivazione di certe aree che dovrebbero servire a diciamo indurre dei movimenti, anche il tentativo di parlare o di manifestare qualcosa potrebbe essere percepito dal punto di vista dell'elettroencefalogramma, ad esempio. Certo. Adesso Adrian Owen ha fatto uno studio di risonanza magnetica funzionale, ma adesso cominciano ad esserci dei protocolli che prevedono l'utilizzo dell'elettroencefalogramma e l'attivazione specifica di alcune aree, attivazione elettrica, alcune aree dello scalpo, ad esempio alla richiesta al paziente di dire, si chiede al paziente immagina di stringere il pugno destro, immagina di stringere il pugno sinistro, si vede una attivazione differenziata della corteccia cerebrale. E senti, altre suggestioni che vengono adesso, in particolare Francesca sta chiedendo come si colloca, scusami, in tutto questo il sonnambulismo, adesso parlando di cose meno gravi e meno angoscianti. Diciamo che è un bel esempio di un comportamento. Ora, nel sonnambulismo la cosa è un po' più complicata, nel senso che manca un report affidabile del soggetto. Lì non si sa, è un po' come in alcuni casi di anestesia, non si sa se il soggetto non può riportare perché non ricorda, cioè non sono fissati i ricordi nella memoria, oppure perché non era cosciente. Quindi questa dissociazione rende la cosa un po' più complicata. Però mettiamo che non fosse cosciente, sarebbe una dissociazione al contrario di un comportamento senza coscienza. Ma sarebbe il caso di un sonno profondo con movimenti che appaiono volontari e invece non sono guidati. Si sa però un'altra cosa, questo al di là delle speculazioni, è che dal punto di vista elettrico, anche quando il soggetto è in un sonno profondo, mostra delle aree che si risvegliano prima di altre. Quindi ci può essere l'attivazione il risveglio della corteccia motoria primaria che può produrre dei movimenti, ma il resto del cervello presenta ancora un'attività elettrica da sonno profondo. E tutte queste dissociazioni, si comincia a collezionarne tante di queste dissociazioni, si vede che non necessariamente il comportamento è sempre un determinato comportamento è sempre associabile a una determinata attività elettrica del cervello e viceversa. Ho capito. E senti, per avviarci a conclusione, esiste a tuo avviso una relazione o addirittura un'identità tra ciò che chiamiamo coscienza e che tu ci hai insegnato a definire e anche a quantificare e ciò che chiamiamo intelligenza? Allora... direi di no, nel senso che
A parte che è molto difficile, non è il mio ambito di ricerca, ma so che è già un problema grosso misurare l'intelligenza. Ah sì, no, questo evitiamo di farlo. Si consiglia di evitarlo. Anche chi si cimenta nella misurazione dell'intelligenza poi vede che non esistono indici, è anche difficile da definire l'intelligenza. L'intelligenza è una qualcosa di multiforme, ci possono essere persone con funzioni esecutive brillantissime, funzioni esecutive deficitarie, e questo non le rende persone stupide, le rende persone con una certa competenza. Quindi questo è molto difficile. Direi che possono essere due fenomeni completamente indipendenti, nel senso che anche una persona intelligentissima durante il sonno profondo perde totalmente coscienza, nel senso che perde totalmente la sua capacità di generare un'esperienza soggettiva, e quindi si dissolve, non esiste più per qualche ora, lo sappiamo, no? Lo sappiamo al risveglio, che sembrano passati 2 minuti da quando ci siamo addormentati, o per chi è stato sottoposto a un'anestesia generale, la stessa cosa, il tempo vola semplicemente perché durante quel tempo non siamo esistiti. Quindi dissocerei questi due concetti. Benissimo, ti ringrazio davvero molto. Tra Alessandro, l'altro, prego, certo. posso condividere il mio schermo, così faccio vedere la slide di Assolutamente sì, ringraziamenti, se me lo concedi. certo. Se lo condividi lo mando. Grazie mille, scusa per questo Ci piccolo incidente. mancherebbe, non c'è nessun problema. Ok, allora se metti la slide, io vedo quando la metti, eccola qua. Eccola qui. Aspetta che la metto anche un attimo grande, così si vede, si vedono tutti i nomi, così restano registrati per chi volesse poi Benissimo. riconoscerci qualcuno. Senti, Grazie. ti volevo nel ringraziarti ulteriormente, dire che personalmente, quando, diciamo, prima di sentirti parlare di questo argomento, pensavo che il concetto di coscienza fosse ancora più difficile da cogliere, catturare e definire di quanto non lo sia quello di intelligenza, e mi devo ricredere, perché in realtà noi di intelligenza abbiamo già parlato a lungo, perché il corso, essendo un corso di intelligenza artificiale, anche nella parte sia legata alle neuroscienze, poi quella più di tipo informatico, ci siamo interrogati più volte su come potesse essere definita l'intelligenza, su quante forme potesse assumere e così via. E devo dire che siamo arrivati, mi permetto di dire, a definizioni meno calzanti ed eleganti di quella che tu hai dato di coscienza, quindi Ci ne tengo a usciamo con sottolineare, un'idea. non è mia naturalmente, ma siamo debitori a tanti scienziati, tra cui prima di tutti Giulio Tononi, che ha cercato di portare in questa definizione, che come dice anche lui è prescientifica, ma è una definizione esaustiva, basata sulla fenomenologia della vita quotidiana, nel senso che tutti noi, di fronte a questa definizione, sappiamo di cosa sta parlando. Sì, che è un po' come dire che non siamo coscienti se non ci mettiamo del nostro in qualche modo, se non, no? Perché questa integrazione, cioè a me piace molto il fatto che si ricolleghi all'informazione, perché in realtà rende questa definizione molto più vicina all'informatica, che appunto è la scienza che tratta le informazioni, di quanto non mi aspettassi. Ed è diciamo, una cosa che intendo approfondire perché è davvero molto stimolante. Ti ringrazio. Bene, grazie davvero, grazie anche a chi ci ha seguiti, alle domande, al Grazie dibattito, è stato davvero un piacere. Grazie mille. a te. Benissimo, grazie. Ciao Alessandro, grazie a tutti.